Sono già cominciate le trattative per la sessione invernale del calciomercato. Classifica alla mano, tra Catania e Palermo saranno certamente rosa nera a muoversi di più. In casa Catania, lo stesso presidente Pulvirenti ha confermato che ci saranno pochi movimenti nel mercato di riparazione ed ha ribadito che nessuno dei pezzi pregiati dell'attuale rosa si muoverà. Sarà dunque, almeno per quel che riguarda il club etneo, un mese da spettatore, nel corso del quale poggiare le basi per la prossima estate, quando non è escluso che, sempre di fronte a proposte che fanno arrossire, qualche big possa trasferirsi altrove probabile invece la partenza già la prossima settimana di quegli atleti che finora non hanno trovato spazio in campionato ma neanche in Coppa Italia Augustin e Ricchiuti sono in cima a questa lista. Tutta da chiarire è invece la posizione di Giovanni Marchese, l'esterno di Delia nonostante abbia più volte ribadito la volontà di voler restare rosso-azzurro non l'ha però ancora tradotta in fatti. Le prime ore del calcio mercato invernale scioglieranno comunque ogni a dubbio. A gennaio Situazione. non si muove nessuno. A ribadirlo ancora una volta il presidente del Catania Nino Pulvirenti che chiude la porta a presidenti, procuratori e faccendieri. Il numero 1 rosso Azzurro peraltro ha dato mandato a Gasparin Bonanno e Salerno di rifiutare in partenza qualsiasi offerta per i vari Gomez Bergessio, Barrientos, Lodi e Almiron si muoverà solo chi ha giocato meno nel contempo il Catania rimarrà a guardingo per acciuffare qualche affare ma cosa serve realmente una squadra che sia attestata tra le prime dieci forze del campionato probabilmente poco addirittura niente per raggiungere l'obiettivo minimo della salvezza, per il salto di qualità invece qualche ritocco potrebbe essere necessario in primis un attaccante che possa diventare l'alter ego di Gonzalo Bergessio Gessio. Sempre in auge sulle frequenze di Radio Mercato il nome di Samuele Longo, attaccante di proprietà dell'Inter in forza alle Spagnol di Barcellona. Una trattativa che però potrebbe bloccarsi in partenza perché i neroazzurri vorrebbero mettere sul piatto anche Francesco Lodi, che difficilmente si muoverà da Catania. Un altro nome per l'attacco è quello dello sloveno Robert Beric, 21enne di proprietà del Maribor, 11 gol in 26 partite nel suo club. In Serie B mirino rosso-azzurro puntato su Francesco Fedato del Bari. E se la linea mediana va bene così in difesa potrebbe ritornare utile un esterno. Magari un giovane in prospettiva della prossima stagione. Giovanni Marchese, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto, e come ha rivelato il presidente Pulvirenti, un collega presidente di Serie A avrebbe annunciato di avere già un accordo con il giocatore per giugno. Marchese ha negato tutto e Pulvirenti gli crede, il suo procuratore, però continua a rinviare l'appuntamento con la società.